1966, 14.600 infortuni, 48 morti. 1967, 12.900 infortuni, 46 morti. 16 morti nei primi due mesi di quest'anno. In 10 anni, 2.500.000 di infortunati, 106.000 invalidi, 7.304 morti. Questi i tragici bollettini della guerra in corso nei cantieri e nelle fabbriche italiane, tra la sicurezza del lavoro e la cinica esosità padronale. Un grido, un tonfo, il lugubre urlo della sirena, un'altra vittima, un altro omicidio bianco. Coloro che cadono in questa sorda guerra sono soltanto gli operai, gli edili per lo più, che a questa emorragia danno il maggior contributo di sangue. Gli imprenditori sono difficili a colpirsi. C'è sempre una scappatoia per loro e male che possa andare pagheranno soltanto con un po' di denaro. Io mi sono trovato una volta in un cantiere dove è successa una disgrazia. Cioè, eravamo al terzo piano, eravamo senza ponti, stavamo in pericolo, ma purtroppo bisognava lavorare. Un amico mio è caduto dal terzo piano e è andato di sotto e è morto sull'istante. E la mattina presto, quando è venuta l'ispezione, per vedere se la situazione, insomma, stavamo tutti a posto, erano stati fatti già tutti i ponti, magari facendo tardi la sera l'impresa ha dato ordine a fare tutti i ponti, sono stati tutti fatti la mattina, hanno trovato tutti in condizioni, insomma, regolari, ma noi sapevamo che non c'erano questi ponti e questo purtroppo è andato di sotto e è morto. Io non ho paura di queste cose perché tanto sono cose che succedono tutti i giorni. Una mola. Qui la legge prevede una rete di protezione. Qui il padrone ha risparmiato la rete. Qui può scattare l'incidente mortale. Il padrone ha risparmiato le impalcature. Qui la morte è in agguato. Il padrone ha risparmiato le cinture di sicurezza. Qui l'incidente è probabile. La fossa della calce dovrebbe essere recintata e appartata dal cantiere. Qui è possibile la più orribile delle morti. Il cemento. Si può risparmiare anche sul cemento, fino a ridurlo a una friabile mescolanza di ghiaia e di sabbia. Alla Dispoli è stato il cemento, impoverito e truccato oltre i limiti di ogni sicurezza, a determinare il crollo improvviso di una villa in costruzione. 3 operai sono morti, schiacciati dalle macerie, dai tondini di ferro, dalle travi. Ho veduto quando si è schiantata, lavoravo oltre 100 metri di distanza, ho veduto che è crollata giù all'improvviso. Poi siamo corsi là, io e un altro, siamo tutti fermati per sentire se qualcuno si lamentava sotto. Hanno chiamato tuo Angelo, senteso che ha risposto, poi ancora un'altra volta venimmo chiamato, ha solo detto spicciatevi che non ce la faccio più, poi quando che l'hanno tirato fuori era morto anche quello. Io sono la moglie di Pilotti Angelo. La mattina uscite di casa salutando a tutti e mi ha raccomandato tanto per i figli. Stai attenta ai figli, mi raccomando. E poi è uscito e il pomeriggio è tornato una guardia a avvertirmi dicendo stai sola signora? Sì, sto sola, non c'è nessuno. Signora, ma chiamo qualcuno signora. E perché? Perché mi chiama qualcuno? Sì, perché signora, dice suo marito si è fatto male. Chi lavora la disco? Dico mio marito. Signora, ma lei non ne sa niente? No, non ne sa niente. E così mi sono cominciata a strillare perché certo mi vedeva sola. Ho telefonato ai parenti, soccorsi, siamo andati sul lavoro e mio marito non c'era più, non me l'hanno fatto vedere. Sono tornata a casa e quando me l'hanno detto certo che era una cosa straziosa, non vedevo, pensando che la sera avanti era a casa, l'ha detto con me, con tutti quanti a cenare. Angelo Pilotti, Michele Calone, Antonio Basile, i nomi dei morti di Ladispoli, 3 nomi che non risuoneranno più all'appello. La lotta che gli operai conducono nei cantieri è una lotta per la difesa della propria vita, una lotta contro la morte.